E se lasci mi piace, adesso avrai fortuna per i toti. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. È un nuovo anno e la sfida tra quest'uomo e questo gioco è tornata. Hanno aggiunto le Icon Prime al draft e quindi oggi ci proviamo in super anticipo. Oggi proveremo a fare la 191, 192, 190, non lo so, Foot Draft Challenge. Una cosa che facciamo tutti gli anni e puntualmente non ci riusciamo, però ci proveremo perché è bello così, ragazzi. Voglio sclerare. Guarda caso, ho 300 punti draft. Oh, ragazzi, se non mescono l'Icon Prime al primo draft dell'anno, voglio dire, no, è il mio FIFA sfortunato. Ho capito, però FIFA 22 nel 2022. Speriamo che magari, no, se incrociano gli astri, che cazzo, non ne so. E se lasci mi piace, adesso avrai fortuna per i toti. Giusto, giù, fermi tutti, momento. Non ho spiegato in cosa consiste questo video, però arrivati ormai a quanto? Alla milionesima volta che famo sto video, forse ho dato un po' per scontato. Beh, l'obiettivo è fare 191, 90, 190, il massimo possibile tra valutazione e intesa. Ok, intesa 100, valutazione vediamo. Dovremmo andare a prenderci i giocatori con l'overall più alto. E 3-4-3 in linea. Ah, 3-4-3 in linea potrebbe non essere male. No, mamma mia. 4-4-1, 5-3-3. 4-3-3 in linea sarà, ragazzi. Mamma mia, che schifo. Quanti giocatori offensivi. Vai FIFA. Dammi Pelé, dammi Ronaldo, dammi qualcuno di veramente forte. Oh, il fenomeno. Pure Ronaldinho. Sì, sì. Ve l'avevo detto. Vedo di fidate, zio Mike. Certo, c'è un modulo da merda. Metti subito Ronaldo il fenomeno. Sì, ragazzi, volevo lui e l'ho ottenuto. Di che stiamo a parlare? 5-5. Vabbè, qua meno 14 in tutto, vabbè. Magari AS merita. Oh, aspetta, che forte. Mi prenderò Henry. Come AD. Però proviamo. Un altro fortissimo. Garrincha Prime. Oh, ragazzi, qua veramente c'ho l'imbarazzo della scelta. Avrei preso pure... No, Dama c'ha le piedi quadrate. No, Garrincha, ragazzi. Garrincha e s'abbracciamo. A sto punto AS e D potrebbero essere alti esterni forti. Il mitico Grifo. Belli, belli. Oh, ragazzi, ma tutte ste linee verdi, quando si sono mai viste? Quando si sono mai viste tutte ste linee verdi? Pure Diaby, che è quello con l'overall più alto. Ragazzi, vado veloce perché ormai avete capito come funziona. Mo' 2 CC Icon. Stiamo a posto. Oddio, si è bloccato. Che sta succedendo? FIFA. Ah, me lo da pezzotto, ovviamente. Saul Ningaz, mi tocca prendere. Ma vabbè, però me lo prendo. È un 82. E di qua? Oh, ma li dai da forti. Non è che mi hai dato. Cioè, se hai giocato. Ho giocato il culo, è finita. Che schifo, questo mi tocca prendere. Dai, FIFA, ci credo in te. Nel cuore tuo. Allora, il cuore dice Sergio Ramos, ma la testa mi dice Ruben Diaz. Anche se quello più forte sarebbe Upamecano in game, perché guarda quanto corre, che bella difesa. Però, ragazzi, è l'overall. Quello che conta è Ruben Diaz. Si mette là. Insieme un altro DC fortissimo. Guarda qua, ancora Upamecano. Però, ragazzi, quel Carlos Alberto non è il prime, è il baby. Certo, pure Gomez sarebbe un bel giocatore, però. Poi c'ho paura, ragazzi, che se me prendo l'Icon, me gioco gli slot, no? Facciamo finta che ci sono delle slot Icon. E forse, ragazzi, sai che me prendo Upamecano? Non lo so. No, beh, l'Icon è sempre privilegiata, ragazzi. Icon è sempre privilegiata! Cannavaro! Beh, ragazzi, Blank pure è veramente fortissimo, però, ragazzi, il cuore dice Nesta, ma la testa dice Cannava! Oh, mazza, che difesa, raga! Ma qua non passa più nessuno. E allora, mo, portiere, dammelo forte. Yashi! 190 fatto! E ci abbiamo due buste di fave a centrocampo. Qua si può sfiorare l'impresa. È vero che mo adesso mi potrebbe tirare peggio Zozzoni, eh. Però se facciamo il centrocampo bene, ti dico la verità, non so se altri avranno fatto 191, 2, 3, perché poi c'è sta chi fa solo questo nella vita e porta quei contenuti. Io no! Ragazzi, lo faccio una volta l'anno e questo l'anno! Coman. Vabbè, Coman francese che mi alza quello lì. Mi gusta la mangusta, guarda. No, come mi abbassi l'overall? Scusa, come che mi stai dicendo? Ah, sì, perché adesso comincio a buttare dentro gente. Chiaro. Vabbè, stiamo a fare il nostro, ragazzi. Stiamo facendo il nostro, l'altro centrocampista, Tchouaméni. All'anno mi tocca prendere. Vabbè, meglio prendere Sallan che niente, ragazzi. Vabbè, l'overall è quello, 189. Vabbè, costruiamo piano, ragazzi. Cerchiamo di costruire. Certo, FIFA me l'ha dati veramente tutti. Infatti, ecco che mo comincia a droppare la merda. Dai, FIFA. Questo è buono invece. Alza sto overall maledetto. Allora, il più forte è Cancelo. Terzini non ne abbiamo. Perché pure, ragazzi, Saul e quello là a sinistra bisognerebbe toglierli. È più Cancelo. Più gioco Cancelo. Volendo potrei mettere pure in campo. Guardalo là, va. Attaccante buono. Un Ronaldo, un Drogba, proprio lui.
va bene Drogba. Va bene di Dio. Va bene di Dio. E questo. Pure questo è buono. Ebbe, che te fai? Lo lasci là, ragazzi. Lo lasci là, De Bruyne. Che lo metti pure in campo. Ma volevo dorco. Raga, guarda che formazione. Cioè, guarda che squadra. Cioè, se perdo il draft con sta squadra, cioè, sono un becco. Sono un po' un pippone. Lopez, va bene. Siamo a 189, però dobbiamo metterli in ordine. Speriamo bene i panchinari. Guarda. Rodrigo. Vabbè, mo ragazzi, mi droppa gli Correa un'altra volta. Va bene, Correa. Mi gusta Correa. Poi FIFA, poi Rodrigo ancora. Basta Rodrighi. Dammi Messi, qualcosa così. Ortega e ultimo FIFA. Siamo a 189. I panchinari sono veramente scarsi. Ci servirebbe un 90. Ci servirebbe almeno un 90. Dai. Quindi, come l'aggiustiamo sta squadra? Fammi vedere un po'. No, raga, 189. Ho fatto quanto quell'altro. Ma manco se metto, che ne so. No, la squadra è proprio questa. Van Hansenbroek. E vai con Solskjaer. Vabbè, ragazzi, però ci abbiamo Ronaldo il fenomeno. Oh, bella squadretta. Bella squadretta. Ci farò sicuramente delle partite. Mamma mia. Non che la mia faccia schifo, eh. Però, vabbè, dai, ragazzi. Sarà uno scontro fra icon. Questo mi piace di FIFA. Quando mettono la peggio gente e ci si diverte. Cannelloni, forza. Ragazzi, con la maglia del Napoli è qualcosa che voglio vedere, Ronaldo. Non gioco da una vita, eh. Ma infatti che cacchio succede? Oh, ma che? Ma che so, cambiati i tasti, non capisco. È lentissimo, ragazzi, ma che l'hanno pacciato? Bella Ronaldo che vedo, Mauri. Che se la sto? No, Cannavaro. Oddio, Carrincia, ma ciucciato. Vabbè, portier. Si è spostato proprio. Gol della merda. E si va, e si va. Oh, ragazzi, ma è lentissimo il gameplay. E oh, non lo so, non sono abituato. Questo pressa come un fio di una puttana. Poi mi hanno sbagliato certi passaggi clamorosi. Bravo. Forza su Ronaldo, forza il fenomeno. Bravo Ronaldo, il fenomeno per Carrincia. Niente, il fenomeno. Segna proprio lui, da rapinatore. Guardate gli scarpini che belli. Mamma mia, Ronaldo con la maglia del Napoli. Incredibile. Un paio d'anni che non gioco col fenomeno. Prima era un po' più facile ottenerlo. Chissà quest'anno se metteranno un SBC. Oh, ma che è Pogba? Ma che è? Cioè, è cingolato. Ancora Carrincia. Carrincia, ancora Ronaldo, no! Che succede? Ma che è calcio saponato? Mannaggia. Ma ragazzi, si va. Ronaldo nello spazio, è passata. Ragazzi, Harry Baby è uno schifo proprio. Vabbè, questo sta a fare i numeretti FIFA Street. Mamma mia, che ha fatto Ronaldo! Questo lo sa, raga, questo lo sa. E però, lo becca! No, ancora! Buono. Fatte buono. Bravo, Ruben. Ruben gliela bene. Bravo, Ronaldo. E non sbagliarla! Porco due, ragazzi, porco due. Guarda, guarda che buciaccio da culo. Ok. Carrincia, una gamba più lunga, una più corta. Ce la fa. Me lo meritavo prima, però, dai. Me lo meritavo prima. 2-1 così, giusto così, ragazzi, giusto così. Vai, corri, mettiti a correre. Oh, cavolo. Ho sbagliato pure il green. No! Lo sto a strisce. Lo sto facendo a strisce. E vabbè. E vabbè, passa tutte cuoce. Guarda Yashin, raga. 11-4, cioè, devastato. Avrei dovuto fare quasi 5 gol. Però fammi vedere la sua formazione, perché non l'ho vista bene. Allora, lui gioca con Son, Stoichkov, Garrincia, Roberto Carlos esterno, Seedorf, Pogba, Chiesa, vabbè, però la versione quella upgradata, Twenzebe upgrade. Bella squadretta, eh. Però in panca c'ha solo Overmars. Noi, ragazzi, ci abbiamo qualcuno in più in panca. Possiamo dire la nostra. Dobbiamo essere però più prolifici, cioè, ci abbiamo il fenomeno. Abbiamo fatto 2 gol Puzzotti. Puzzotti, non so come l'ho detto, in che lingua. No, così no, dai. Così no, eh. Il gol zozzo della merda, no, dai. Bravo, Ruben. No, Ruben, che fai? Vabbè, ci ha messo il corpo, va bene. Comunque, ragazzi, lui è uno di quei turchi col cappello, eh. Lui è uno di quei turchi col turbante proprio. Sì, non gliela levi. Anzi, cheat, my shosh. No! No, dai, questa cosa non si può vedere, guarda. Allora, fermi tutti, ragazzi. Dobbiamo fare una cosa. Henry fa veramente schifo. Ci avremo qualcuno di meglio? Tanto, non credo che faccia più schifo di Henry. È un peccato, eh. Oh, ragazzi, e ve lo dice uno che Henry, soprattutto il Prime, lo usa ogni anno. Cioè, proprio innamorato. Vai, Ronaldo. Aspettalo, Ronaldo, bravo. No, che hai fatto, Rodri? Vanno troppo veloci i miei, ragazzi. A un certo punto si perdono le palle. Nel senso, vabbè. Bravo, vede la luce. Carrincia, la vede. Ronaldo, il fenomeno. Mannaggia il coraggio, raga. Mannaggia, oh. Quella Simeone Bot me te la buttava dentro, eh. E questa è gol, eh. Vabbè. E qui si quitta. A posto. Ciao.
Sì. Vabbè, umani. Mbappé, Icardi, mi puzzano il nonno. Allora io rimango così, do ancora fiducia a Henry. Però fammelo vedere, perché questo qui secondo me fa qualcosa. Allora Icardi uscirà. Yes, che schifo, però c'è Pelé. Vabbè, si va ragazzi, noi abbiamo Ronaldo il fenomeno, non abbiamo paura di niente, tranne che del modulo, perché ragazzi, il modulo puzza, eh. Bella Ronaldo in mezzo a tutti. In mezzo pure i prosciutti, forse è fuori gioco, sì. Henry, ragazzi, guarda Henry. No, ragazzi. Niente, ragazzi, lui non ce la può fare. No, dai ragazzi, no così, dai. Eccolo Ronaldino, il mitico. Ha un dribbling pazzesco. Mandalo, bravo, l'hai visto? C'è Ronaldo tutto solo lì. La prendo Henry. Oh, l'ha presa, non ci credo. Poi vabbè ragazzi, ci perdiamo palla giustamente. Guarda qui. L'abbiamo presa. Bravo Yashin. Modulo difficile da usare, è tosto, raga. Dai, guarda che passaggi gli entrano. Gol. Che roba, il 43esimo. Dopo quel passaggio doveva andare per forza così, non c'erano dubbi. Purtroppo sto modulo, ragazzi, non lo riesco a padroneggiare, perché Ronaldo è proprio solo e al centro non c'è nessuno. Bravo Ronny. Su catene 1. Su catene 2. Dai Rodri. Rodri, non ti scorda la palla. Dai Ronà. Di forza Ronaldo. Oh, che fenomeno ragazzi, che fenomeno. Di potenza bruta proprio, su Maldini. Mid però, ma comunque Maldini. Di potenza bruta, lo devo utilizzare un po' di più. Ecco Ronaldo che si intrufola. Ancora lui. Sbaglio il verde. Ovvio, raga. Che bel gol dritto per dritto. No. Vabbè, sì. Meno male che sei scarso, guarda. No, dai, raga. Va. Ditemi poi che non è scriptata sta partita, dai. Eccolo. Godo. Bravo. Bravo, Ronaldo. Prendila. Oh. Ronny! 3-3. Allora, aspetta, ragazzi, che forse c'è speranza. No, dai, rendiamose conto. Oh. Ronaldo! Il fenomeno! L'ho visto, illuminante, passaggio illuminante qui. Non so neanche chi gliel'ha data, mi sa che arrincia. No, Coman. Allora, ragazzi, solo davanti al portiere non sbaglia mai. Dai, questo corre solo con Mbappé. Dai, raga, che questo corre solo con Mbappé. Ronaldo gliela rende, non fa niente. Garrincia! Fuori gioco, mannaggia. Ragazzi, ma questo De Bruyne le prende tutte. Però, ragazzi, sta palla la devo tenere io. Va bene, Allan. Non è fallo? L'arbitro non ravvisa niente. Questo sì, però, questo è fallo. Beccatelo, va bene. A 30 secondi dalla fine non si fanno prigionieri. Sperando che, a vista l'andamento della partita. Tanto la da Mbappé. Su. È un mercante di Mbappé. Ara. Godo! Non è finita, aspetta, questo fa la zozzata. No, fa la merdata, sì signore, tia. Vattela a rigiocare, amico mio. E sto a chi? Calma. Ronaldo si prende il pallone, se ne va a casa. 3 gol, 10 tiri. Partita, ragazzi, equilibrata. Devo dire però che questo modulo è veramente difficile. Ragazzi, è vero che è 189, però a 190 c'eravamo arrivati. Dai, conta quello. Mi piace di più il draft con le icon. Così, speriamo che rimanga così, perché con le icon è un sacco divertente. Io vi do appuntamento ai prossimi video. 50.000 mi piace e torniamo con queste sfide. Un saluto a tutti, amici. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao!